Rimanete in me ed io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Allora, una comunione di vita con Gesù è una garanzia di ogni dono e grazia di cui noi abbiamo bisogno. Le mie parole rimangano in voi dunque. E Gesù ha parlato chiaro. Non ha confuso mai niente né nessuno. Dio non si inganna e non inganna. Quindi Gesù non poteva che annunziare la verità tutta intera, come dice il Vangelo. In questo è glorificato il Padre mio. Allora Gesù semina la parola. Noi, ascoltando e attuando questa parola, diventiamo parte di Cristo e allora diventiamo anche parte del Padre, perché in questo è glorificato il Padre, nella santificazione della Chiesa, di ogni credente battezzato, e nella missione della Chiesa che continua fino alla fine del mondo, che portiate molto frutto. Come dobbiamo definire il frutto portato dagli apostoli? La continuità dell'azione di Cristo. Gesù che ha fatto? Ha parlato, ha guarito, ha santificato con la grazia dello Spirito
E questo è ciò che noi dobbiamo fare, anche personalmente. La Chiesa prega, ogni cristiano deve pregare. La Chiesa loda il Signore e ringrazia il Signore e adora il Signore, e ognuno di noi deve fare questo. E lì è il frutto di cui parla Gesù. Così diventiamo Suoi discepoli. Oggi noi, diocesi di Pescara, facciamo la festa del Beato Nunzio, questo figlio dell'Abruzzo che sembra sia nato per una missione di umiliazione, di dolore, e poi scomparire dalla scena del mondo senza lasciare traccia. E invece non è così. Ha sofferto tantissimo. Prima ha perso i genitori, poi ha perso anche la nonna, che per lui era tutto, proprio qualche mese prima che lui facesse la prima comunione. Desiderava tanto di avere presente la nonna. Dice: nonna, stavano sul balcone la sera e guardavano verso il cielo. Dice: nonna, tu sarai vicino a me quando farò la prima comunione. E la nonna, una santa donna che pregava tanto, ha risposto: sì, figlio mio, io ti sarò vicina dal cielo. E proprio in quell'arco di qualche mese se n'è andata in cielo. Quindi una solitudine, intorno non c'era che freddo, si potrebbe dire, ma era un ragazzo disposto ad accettare la volontà di Dio, a patire qualunque prova. Quando la mattina andava a lavorare, già la ferita aperta, doveva forzare quella forgia lì tra calore, fame, polvere, buio. E poi una mezz'oretta di riposo, si trascinava lungo la roccia per andare a lavare la ferita e mangiare un pezzetto di pane che gli dava, quello che gli prestava la possibilità di lavorare. Insomma, sembrava non una persona umana, ma un essere reietto, gettato lì proprio dalla sorte, anzi dalla cattiva sorte. Le donne lo scacciavano se lui si avvicinava alla fontana per lavare la ferita. Allora, più su trovò la famosa sorgente dove noi andiamo a prendere l'acqua, e che spesso è strumento di miracoli. Poi, malato così, finisce in ospedale di Napoli perché un benefattore se ne prende cura, e poi scompare dalle scene del mondo. Io ricordo quando l'abbiamo riportato il suo corpo santo, e è stato un trionfo in tutti i paesi dove siamo passati portando le reliquie del Beato Nunzio. Sembrava che ci fossero gli angeli a suscitare devozione, gioia, applauso, amore. È stato un momento davvero straordinario, un momento di grazia per la nostra terra d'Abruzzo, e ora lo veneriamo lì nella Chiesa Nuova. È bello allora pensare che anche nella nostra terra Gesù ha dato un bel frutto, un altro santo, piccolo, operaio, niente di straordinario agli occhi del mondo, ma prezioso agli occhi di Dio. E allora esempio per noi, punto di riferimento per la speranza che anche noi possiamo farcela, camminare nell'umiltà, nella santità e nell'amore che Gesù dona in abbondanza. Come avete ascoltato anche dal brano degli Atti degli Apostoli, Paolo e Barnaba, che dovunque vanno annunziano Gesù Cristo, trovano difficoltà, non si scoraggiano. È necessario allora, dice Paolo, che noi crediamo in Cristo. Nessuna soggezione alle forme antiche come la circoncisione, ormai siamo un popolo nuovo, siamo il popolo della libertà, della gioia e della santità. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme.